Entr'acte. Monografia. 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 Giuseppe Battiston, quella che sentite in sottofondo, viene proprio, insomma, da uno degli ultimi film che il grande Giuseppe Battiston ha interpretato, che è Zoran, il mio nipote scemo, che è proprio nelle sale in questi giorni, che vi riconsiglio di andare a vedere perché è molto carino, e anche la colonna sonora merita davvero una menzione speciale. Ma parliamo del grandissimo attore nato a Udine il 22 luglio del 1968, ha vinto 3 David di Donatello per come miglior attore, sempre non protagonista purtroppo, anche se veramente lui è capace di fare qualsiasi cosa, nel 2000 per Pane e Tulipani, nel 2009 per Non pensarci, nel 2011 nel film eccezionale La Passione, dove veramente lo strameritava quel premio. Le nomination poi ai David le ha avuti anche nel 2004 per Agathe la Tempesta, nel 2008 per Giorni e Nuvole, nel 2012 per Io sono lì e nel 2013 per Il Comandante la Cicogna. Nastro d'Argento 2 anni fa come miglior attore non protagonista per 3 film, Senza arte né parte, La Passione e Figli delle Stelle. E al B-Fest, sempre per La Passione, ha vinto anche il premio Alberto Sordi. Lui fa anche tantissimo teatro, ha vinto tantissimi premi anche lì. Uno dei suoi spettacoli più famosi è quello dedicato a Orson Welles, che tra l'altro ha contribuito lui stesso a scrivere. Parte dal teatro e dopo aver fatto una piccola parte nel film di Andrea Barzini, Italia-Germania 4-3, viene notato da Soldini, che comincerà a chiamarlo per tantissimi dei suoi film. Io adoro anche Soldini, e diciamo che con Battiston davvero c'è stato questo connubio di bravo regista, bravo attore. Non c'è poi solo lui nei film di Soldini di Bravo. Dice che lui praticamente pensa che non si sceglie di fare il mestiere dell'attore a caso, ma che in realtà chi fa l'attore ha qualche cosa in meno, che deve riempire uno spazio che ha dentro di sé. Ho avuto occasione di parlare un paio di volte con Giuseppe Battiston, è una persona squisita ed è veramente di una timidezza imbarazzante, nel senso che lui dichiara ancora oggi: ogni tanto mi guardo in giro perché se la gente mi guarda mi dà fastidio e dicono cosa vogliono, non riesce ad abituarsi alla fama. È bello che rimanga così, e sinceramente spero, ma credo che rimarrà così sicuramente sempre. È sempre stato molto autonomo, ha sempre scelto le parti da fare. In Italia soprattutto è facile cadere nella trappola in cui se si fa una parte poi si viene chiamati sempre per fare quella parte, non lo so, l'amico del protagonista, oppure come era successo in Pane e Tulipani, insomma, il ragazzone un po' imbamboccionato, un po', insomma, poco sveglio. Dice: subito dopo aver fatto quelle parti ero stato chiamato per fare delle cose simili, ma avevo il terrore di questa cosa, perché a lui piace fare cose diverse. La cosa bella poi è che lui è in grado di fare cose diverse. Ho trovato un pezzettino su YouTube che, insomma, vi consiglio di andare a vedere, dove lui ce l'ha a morte, parla dell'anzi ve ne faccio sentire un pezzettino, parla proprio degli attori cani. Un morbo terribile sta colpendo il cinema italiano, il morbo dell'attore che recita come un termosifone sfiatato. Chi mai è capitato di guardare un film e pensare: che cazzo ha detto? Dai una botta al decoder. Non è il decoder, sono gli attori che sfiatano. Recitano a voce bassa, perché se alzano si capisce che sono dei cani. Ecco, qui era ospite, se non sbaglio, di Vittoria Cabello, insomma, interessante direi, molto simpatico. Adesso è al lavoro con un altro grandissimo regista, Faribor Skamkari, in un film ambientato a Venezia che si chiama Pizza e Datteri, che racconta la storia di un gruppo di persone che vuole costruire una moschea a Venezia. Rido perché, insomma, conoscendo entrambi, credo che verrà fuori qualcosa di molto particolare e sicuramente di
molto bello. Non cercatelo su Facebook, perché lui dichiara di avere assolutamente tutto ma essere un antitecnologico, dice ho un computer perfetto con tutte le funzioni che servono ma lo uso solo ed esclusivamente per guardare film. Tiene moltissimo alle amicizie, tiene moltissimo a tornare a casa tutte le volte che può, perché alla fine poi queste sono le cose importanti. Io mi auguro di vederlo sempre in più e più film, perché credo davvero che sia uno dei migliori attori che abbiamo in Italia. Entr'acte.